Buongiorno a tutti. C'è sempre un rischio a fare presentazioni che riguardano la normativa. Il rischio è quello di non essere esaustivi nell'illustrazione, il rischio dall'altra parte è quello di essere eccessivamente dettagliati e quindi il rischio è di annoiare chi ascolta. Come vedrete, il mio tentativo di parlare nell'illustrare l'evoluzione della normativa è parlare dei fondamenti e dei principi, e quindi pochissimi riferimenti ai numeri delle norme, ma sono leggi e norme che la maggior parte delle persone in sala conoscono benissimo. Il titolo che mi è stato assegnato è quello dei controlli AIA nel sistema agenziale, l'evoluzione della normativa. Allora, la prima, tra virgolette, piccola provocazione è: ma controlli cosa? Di cosa parliamo? No? Ed è quando ho scritto questa relazione, nei giorni scorsi avevo un po' di timore di essere male interpretato in questi passaggi, soprattutto in questo primo passaggio. Poi, per fortuna, c'è stata l'apertura di Giuseppe Lopresti, che ha, come dire, molto spianato la strada a quello che sto per dirvi. Cioè, Giuseppe ha detto, lui si riferiva al contesto statale, ma insomma, per mia esperienza, so che è una situazione molto diffusa anche negli ambiti regionali. Ci sono stati poi conferme anche negli interventi successivi, e di fatto i controlli non esistevano. Ed è così. E in realtà non esiste un contesto normativo, l'oggetto che mi è stato dato è l'evoluzione normativa, non esiste, ahimè, tutt'oggi, un contesto normativo coordinato, unificato, coerente su che cosa siano, che ci dica cosa siano i controlli e come i controlli ambientali e come si svolgano. E d'altra parte se poi riflettiamo sul termine controlli ambientali, ma il concetto di ambiente da noi è relativamente giovane, insomma è arrivato, un ministero in Italia è arrivato nell'86, a fine anni 80, di fatto operativo ad inizio anni 90. Le norme di riferimento per i controlli che allora si facevano, catalogati sotto una natura ambientale, erano normalmente controlli che venivano dalle politiche e dalle normative della, allora si chiamava sanità, oggi salute. E tant'è che la stessa legge istitutiva dell'AMPA e delle agenzie regionali, se vogliamo quello che ha dato il via a tutta la storia, ma ovviamente non intendo ripercorrere tutta la storia, cercherò anche di ridurre i tempi per venire incontro alle esigenze del nostro chairman, non so come si dice in questo caso, non lo so. E la legge 61. La legge 61, ho riportato, sottolineato il passaggio che tutti ricordiamo, ha come titolo la riorganizzazione dei controlli ambientali. Quindi nasciamo proprio per quello, no? Il compito dovrebbe essere semplice a questo punto per me, vi illustro: dalla 61 in poi abbiamo riorganizzato i controlli ambientali. Bene, se noi riprendiamo, è una cosa ormai veramente per un reperto storico, la legge 61, se noi riprendiamo la legge 61, la parola controllo è citata 17 volte, in maniera pertinente. La maggior parte delle volte si parla di dipartimento, controlli, dipartimento, in maniera pertinente all'azione di controllo ambientale è citata solo due volte, le due volte che vedete indicata qui. Questa è la riorganizzazione dei controlli ambientali nel nostro paese. Non ve le leggo, è inutile, ve le ricordate, c'è le funzioni dell'AMPA e poi c'è il diritto di accesso del personale ispettivo dell'AMPA, come se un personale ispettivo dell'AMPA a quel punto esistesse, non esisteva ovviamente, e il personale che può accedere agli impianti non è solo storia. Questo è ancora l'articolo sulla base del quale noi oggi entriamo negli stabilimenti con autorizzazione. È l'uno dei pochi pezzi che è sopravvissuto alla legge 61. Quindi era anche utile. Insomma. Ora, la mia considerazione era,
difficile riorganizzare qualcosa che non era organizzato. Cioè, noi all'epoca non esisteva un contesto organico in materia di controlli. Cosa intendo in maniera molto sintetica, cosa intendo per un contesto organico? Intendo le definizioni, che cos'è il controllo, chi fa il controllo, la natura di questa azione, che tipo di procedimenti sono attivati. Diceva giustamente Giuseppe Lopresti, ci ricordava, nell'ambito dei controlli non siamo Ministero Vigilante e Ministero Vigilato. Siamo due amministrazioni autonome che svolgono un ruolo nell'ambito di un procedimento amministrativo. Qual è il procedimento amministrativo? Nel caso dell'AIA è quello che verrà poi definito dalle normative dell'AIA. Oggi il 152 articolo 29 decies, in passato altri riferimenti normativi. E quello è il procedimento amministrativo, cioè noi svolgiamo un procedimento amministrativo, per tutto il resto non lo sappiamo esattamente quali sono i procedimenti. Quali sono le responsabilità nell'ambito di questi procedimenti? Chi è responsabile di cosa? Dove finiscono, dove iniziano e dove terminano le responsabilità? E poi gli esiti, come li gestiamo gli esiti dei controlli? Non lo sappiamo, non c'è un contesto normativo. Noi ci siamo dati una serie di regole, sono state citati tanti utilissimi e preziosi documenti prodotti dal sistema agenziale in questo periodo, ma sono documenti che ci siamo prodotti noi. Nella normativa noi non troviamo un contesto. I rapporti con tutte le altre discipline normative, dove sono questi rapporti? Poi cercherò di citare l'ambito nel quale tutto questo lo paghiamo duramente, lo scontiamo, l'assenza di un contesto di riferimento organico. E poi è arrivato, ben dopo la legge 61, è arrivato il testo unico ambientale, eravamo felicissimi, nella legge delega per la redazione del testo unico c'era ovviamente nuovamente la parola riordino e la riorganizzazione dei controlli, quindi tutti quanti aspettavamo qualcosa che ci spiegasse quello che cose ci dicevamo. Beh, non c'è nulla. Il testo unico ambientale purtroppo è una raccolta delle precedenti normative, poi ha subito una serie di evoluzioni, una serie di messe a punto, certamente oggi ha una articolazione più organica e coerente, ma nella redazione iniziale veramente di unico c'era poco. E soprattutto di controlli non c'era assolutamente nulla, manca un titolo, manca un qualcosa in cui si parli dei controlli ambientali. Li troviamo citati esattamente come erano citati nelle normative di settore originario, per l'aria, per l'acqua e tutto il resto. Oggi la situazione è sempre quella dal punto di vista normativo, non è cambiata. Cosa succede? Succede che in questo scenario, mi sono fermato al testo unico, poi mi sono limitato a dire non è cambiata, tante cose sono cambiate, poi le vedremo dal punto di vista del dettaglio, ma come organizzazione della normativa non è cambiato nulla. In questo contesto arriva quello che Giuseppe chiamava l'IPPC, e arriva qualcosa che ci costringe a fare i controlli, cioè ci costringe a confrontarci con una richiesta esplicita, richiesta che non è di vigilante vigilato, ma è compito diretto già dall'inizio assegnato: dovete andare a verificare cosa? Le autorizzazioni, quelle che si chiamano autorizzazioni integrate ambientali, il regime della direttiva dell'IPPC è del 1996, molto antica. Noi, come sapete, ci mettiamo tanto per recepirla. Arriviamo di fatto al 2010 col decreto legislativo 128. C'è un passaggio che è significativo: il decreto legislativo 59, per chi lo ricorda, è la normativa, l'atto di recepimento integrale della direttiva IPPC, il primo recepimento integrale nel nostro paese. Arriva proprio alla scadenza del termine comunitario per evitare l'infrazione. È significativo che il decreto legislativo 59 nel testo unico non ci entra. Il testo unico si tralascia totalmente. Si dice, si racconta nel gruppo di esperti che hanno redatto il testo unico, che sia stata una scelta strategica, perché la disciplina del 59 era una disciplina organica già definita. Secondo me se ne dimenticano ampiamente, perché di fatto i due provvedimenti normativi arrivano quasi in contemporanea, il testo unico ambientale e il 59. Il testo unico ambientale esce senza il recepimento della direttiva comunitaria. Poi arriviamo al 128, arriviamo all'assetto attuale, in cui abbiamo un recepimento certamente molto più organico e definito.
Qual era la novità dell'epoca? Era il famoso autorizzazione integrata ambientale, approccio integrato. Ovviamente risparmiamoci per la sala, sono tutte persone esperte nel settore, quindi tutti i riferimenti alle migliori tecniche disponibili, come se la migliore tecnica disponibile fosse un concetto nuovo, innovativo, un concetto esistente anche nelle normative nazionali, quelle sulle emissioni in atmosfera, sulla vecchia legge Merli, già c'erano scritte l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Il problema non era definire allora, il problema era dare un corpo a dei principi, a una norma quadro che la direttiva IPPC era. E i controlli dove stavano? Perché tutti quanti, lo stesso Lopresti, no, quando ha ricostruito la storia, che cosa ci ha detto? Ha detto: poi arriva l'autorizzazione integrata ambientale. Allora nessuno la conosceva, col tempo oggi si è capovolto il rapporto di conoscenza, oggi si conosce molto di più la via, si conosce molto di più l'AIA, si conosce molto meno la via. Allora non si conosceva. Perché Giuseppe associa l'arrivo dell'autorizzazione integrata ambientale con i controlli? L'autorizzazione integrata ambientale con i controlli non c'entra nulla. Dice, stabilisce semplicemente un quadro di autorizzazione alle attività industriali, alle principali attività industriali, e dice in un articoletto su quelle attività industriali lo Stato membro deve organizzare le attività di vigilanza e controllo. Questo è. Il fatto è che per noi quello è stato il trigger, è stato l'avvio di una effettiva attività di controllo che ha avuto anche un pregio e un privilegio in quella fase, è quella di stabilire un obbligo di fatto di coordinamento fra la struttura centrale, allora l'AMPA APAT, poi oggi ISPRA, e le agenzie regionali, perché scrive quel passaggio che ha dato origine alle collaborazioni che Franco ci ricordava, Franco Sturzi, nella sua relazione, le collaborazioni fra agenzie regionali e ISPRA oggi nelle attività di vigilanza e controllo ambientale. Ecco perché tutti collegano quella vicenda con i controlli. In realtà quella vicenda con i controlli non è direttamente connessa. E dove lo vediamo questo? Lo vediamo perché se andiamo oggi, non del 1996, ma oggi, andiamo sul sito dell'Unione Europea, ancora adesso fatichiamo a trovare un collegamento in qualche modo di tipo normativo, di tipo anche funzionale, fra il concetto di IED. Sapete che la direttiva IPPC è stata codificata nel 2008, poi successivamente superata dalla direttiva sulle emissioni, sulle emissioni degli impianti industriali, direttiva che quadro che ha riassunto più direttive di interesse per le attività industriali sul territorio, e anche la direttiva IPPC. Quindi oggi c'è la direttiva IED. Se andiamo a guardare, la direttiva IED sta in tutt'altro ambito rispetto a quello dei controlli. In particolare, adesso non perdiamo tempo, ma con un percorso abbastanza tortuoso, la trovate se andate entrate nella pagina sulle emissioni in aria, le emissioni inquinanti in aria, chissà perché, ma sta là, e poi sulle emissioni in aria trovate la IED. La IED nuovamente vi dice, questa direttiva è una direttiva quadro per autorizzare. La parte controlli non sta qua dentro. Per trovare la parte controlli dobbiamo andare su quest'area che è indicata, vedete il penultimo capo sulla destra, legal compliance, sta là. L'attività di controllo per l'Unione Europea è attuazione normativa, è legal compliance, non è lo sviluppo della normativa. Se andiamo su legal compliance, effettivamente troviamo la pagina sui controlli ambientali, sta là dentro. E su quella pagina, attenzione, troviamo l'attuazione, l'enforcement dei criteri dei controlli, troviamo le ispezioni. Noi oggi parliamo dei controlli AIA. Parlando dei controlli AIA, il nostro report è quante ispezioni abbiamo fatto, come le abbiamo fatte, come ci siamo organizzati per farle. Stiamo pensando al momento delle ispezioni. I controlli non è solo il momento delle ispezioni,
purtroppo non abbiamo un contesto normativo coerente che ci dica esattamente dove inizia e dove finisce il controllo. Sappiamo che certamente l'ispezione è un atto del controllo, l'ispezione è certamente parte di quel procedimento amministrativo in cui Lopresti ci diceva siamo fianco a fianco come amministrazioni, ma non è solo il controllo. E infatti sul sito dell'Unione Europea non è solo le ispezioni che troviamo sulla pagina di controlli, ma troviamo anche la compliance promotion. Quanto ne abbiamo parlato, soprattutto nelle ultime relazioni, le ultime due relazioni, il prezioso inquadramento che da questo punto di vista ci ha fatto Giuseppe Sgorbati sulla promozione della compliance, ma troviamo anche la responsabilità, la liability, ma è evidente che se vado a fare un controllo poi c'è un problema di responsabilità, no, delle parti, e troviamo il crime, la violazione, perché tutto questo sta dentro i controlli. Allora dobbiamo cercare di capire come noi, come Stato membro, cerchiamo di mettere a sistema tutti questi aspetti che sono tutti parte del controllo. E infatti io dicevo, per l'Unione Europea alla fine uno il quadro lo determina. L'Unione Europea, i controlli sono uno strumento di attuazione del diritto. È uno degli strumenti, non è l'unico strumento di attuazione del diritto, è uno degli strumenti di cui lo Stato membro dispone. E siccome è uno strumento di diritto, entrerà poi nelle varie normative di settore, entrerà trasversalmente in tutte le normative di settore. Qual è l'elemento che lega in tutte le direttive di settore? Le ispezioni. E quella non sarà la responsabilità, non sarà la compliance promotion, non sarà il crimine, perseguire il crimine, sarà le ispezioni. E quello l'elemento che legherà all'interno, come fil rouge, all'interno delle normative comunitarie, l'aspetto dei controlli con l'aspetto dell'attuazione normativa. Ovviamente sono tutte materie che si intersecano, perché se io faccio i controlli, e molti dei colleghi in sala hanno fatto ispezioni, alcuni l'hanno fatti con me personalmente sui siti industriali, sappiamo bene che se faccio controlli posso determinare violazioni, posso individuare fattispecie che sono sanzionate penalmente nel nostro ordinamento legislativo nazionale, e quindi devo anche arrivare ad accertare quali sono le responsabilità in relazione a queste violazioni. Tutte queste sono materie che si intersecano, che la cui regolamentazione è lasciata a livello di Unione Europea agli Stati membri. Da noi, come dicevo all'inizio, non è mai stata fatta. In Italia la situazione è quella, diciamo, riassumevo rapidamente all'inizio, non abbiamo il quadro normativo unitario, e devo dire che anche le recenti norme, la norma sul sistema nazionale, norma per noi fondamentale, ma sulla parte controlli, ahimè, dice molto poco nell'accezione dal punto di vista normativo che dicevo prima. Definizione di compiti, entra sulla materia degli ispettori, delle ispezioni, che è una materia oggettivamente sensibile per il sistema, ma è una materia, non è tutto. E soprattutto da noi, anche con la 132, permane questa confusione storica, che molto meglio di me è stata messa in evidenza dai relatori della mattinata, fra quale sia il ruolo effettivamente di un'attività di vigilanza tecnico-amministrativa. Devo fare questa vigilanza perché il mio lavoro, come io penso che sia, deve essere finalizzato soprattutto alla prevenzione delle violazioni, devo evitare che si verifichino violazioni. Nel momento in cui accerto una violazione, ho già in parte fallito sul mio lavoro. Quando sono arrivato a stabilire che qualcuno ha sbagliato, vuol dire che non sono stato in grado prima di evitare che questo accadesse. Quindi una parte di responsabilità l'avverto e la sento, no? Oppure devo semplicemente andare a reprimere i reati. Qual è la natura di questa azione? In Italia non abbiamo oggi una soluzione normativa a questo dilemma, però io dico esattamente come anche Lopresti diceva all'inizio, che proprio la IED ci ha aiutato moltissimo. Lui, come amministrazione distinta rispetto al sistema agenziale, rispetto all'ISPRA, rispetto alle agenzie, oggi vede questo aspetto positivo. Tante volte ne abbiamo parlato su questo aspetto anche fuori dai convegni. Lui dice, ma alla fine i controlli li abbiamo fatti,
ci siamo organizzati, abbiamo consentito soprattutto che le autorizzazioni che erano state così faticosamente rilasciate avessero una vita, perché il ruolo fondamentale che noi come sistema poi abbiamo è di dare vita a delle scelte che sono scelte di politica ambientale, di gestione amministrativa, l'autorizzazione. Poi l'autorizzazione, una volta emanata, vive e vive dei controlli, vive dell'azione di supporto che le amministrazioni sono in grado di dare nel garantire che quelle autorizzazioni vengono rispettate, perché solo così che poi l'outcome che dicevamo noi riusciremo a ottenerlo. Perché l'outcome, qualcuno il vantaggio, il beneficio ambientale, qualcuno lo ha stabilito quando ha scritto l'autorizzazione. Il controllo poi deve fare in modo che questa autorizzazione viva, si realizzi effettivamente, ma il vero beneficio sarà, lo otteniamo, lo portiamo a casa, il vero beneficio ambientale, se otteniamo questo, il rispetto dell'autorizzazione. Non perdiamo tempo sulla linea del tempo delle nostre norme. In grande vedete le direttive comunitarie, in piccolo tutti i nostri atti di recepimento. Non ci entro nel dettaglio, non abbiamo tempo, non sarebbe neanche di interesse per il discorso che stiamo facendo. Salta subito all'occhio che per tre direttive comunitarie noi abbiamo bisogno di tre direttive comunitarie. La direttiva 2008-1 non è una nuova direttiva, è la codifica della direttiva IPPC. Per noi è un riferimento normativo importante perché arriva di fatto assieme al 128, quindi che è il primo ordinamento organico della materia dell'AIA, per cui è un riferimento, ma in realtà non c'è nulla di nuovo. Gli atti comunitari importanti sono il primo e l'ultimo, la direttiva IPPC e la direttiva IED. E noi ci mettiamo 6 o 7 atti normativi per arrivare a recepirla: recepimento parziale, recepimento totale, recepimento in parte, questo sta nel testo unico, inciso come relazione normativa. Noi abbiamo dei testi normativi che sono un capolavoro, tutta la parte AIA e conseguentemente i controlli sono in una sottoarticolazione di un articolo del testo unico, 29 bis, ter, quater. Il nostro lavoro si fa sull'articolo 29 deces, non ha neanche la dignità di avere un numero come articolo, ma è una sottoarticolazione di un vecchio articolo del testo unico, proprio perché siamo andati a inserirla in corsa, a giochi fatti. Abbiamo su tutto questo scenario, il sistema ha portato dei vantaggi, abbiamo a mio giudizio dei grandi successi da rivendicare su questo tema, perché grazie all'APAT LISPRA e successivamente, e grazie a tutte le agenzie, la collaborazione tra le agenzie e l'APAT LISPRA, in realtà noi siamo riusciti a dare corpo e attuazione a quella normativa così rivoluzionaria, come ci viene raccontata, che è la normativa dell'autorizzazione integrata ambientale. E lo abbiamo fatto, se è ben chiaro, non solo sulla parte discendente dei controlli, quella ci spettava per legge, ci siamo organizzati e l'abbiamo realizzata. Adesso dirò anche in che modo l'abbiamo realizzata. L'abbiamo fatta soprattutto anche nella fase ascendente, quella nella quale tutto sommato noi non eravamo coinvolti, ma eravamo logicamente, non eravamo dal punto di vista normativo o amministrativo, le autorizzazioni non le fa il sistema agenziale, ma eravamo dal punto di vista funzionale, logico, coinvolti, perché era difficile costruire un sistema autorizzativo così innovativo, così profondamente collegato alla conoscenza dei processi, delle tecnologie, senza avere il supporto degli enti tecnici, e proprio quegli enti che poi avrebbero garantito anche la fase di vita successiva dei controlli. E abbiamo fatto quindi sia il supporto all'autorizzazione sia tutta la fase discendente. I numeri li racconterà a breve Francesca, sono quelli del 2015. I nostri numeri vanno indietro come sistema al 2010, credo forse Franco avesse fatto vedere anche qualcosa di più storico come andamento, no? E vanno fino al 2016, perché oggi presentiamo il dato del 2015, ma abbiamo fatto altrettante ispezioni anche nell'anno 2016. E su tutto questo scenario abbiamo costruito oggi un patrimonio che è nostro, ma è anche delle amministrazioni competenti che rilasciano le autorizzazioni.
tutte le linee guida comunitarie che sono state realizzate, che sono oggi un patrimonio comune, il contributo che abbiamo dato ai documenti comunitari di individuazione delle migliori tecniche disponibili, tutte le metodologie condivise che abbiamo stabilito e anche documentato, credo Giuseppe Scorbati abbia fatto vedere alcuni documenti di sistema che, in cui queste esperienze condivise sono anche codificate. Ce n'è uno in particolare che io ricordo sempre con tanta attenzione. Noi abbiamo contribuito a costruire i modelli di domanda di autorizzazione integrata ambientale. Su quel modello di domanda si è articolato la gran parte dei procedimenti autorizzativi, il modello di domanda, non i controlli. Ma il modello di domanda, come si discusse in quell'epoca, insomma, negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, era fondamentale costruire un modello, un formato per la presentazione dei dati, non era un aspetto amministrativo, cioè dare al gestore degli schemi su cui andare a riportare dei numeri o delle informazioni, era costruire un linguaggio condiviso fra la parte tecnica dell'amministrazione e l'impresa, era identificare un processo di valutazione, era costruire un processo di valutazione. Tutto quello l'ha fatto il sistema agenziale, è stato largamente ed è tutt'oggi largamente utilizzato su tutto il territorio nazionale. E poi abbiamo costruito un sistema di scambio di conoscenze al nostro interno, che è un patrimonio di enorme valore. Ancora oggi costantemente ci sentiamo con i colleghi, se c'è un problema di qualsiasi banale tipo, anche ispettivo, di controllo, ci si sente, ci si chiama, ci si confronta, e su questo spesso si trovano delle soluzioni. Tutto questo è ciò che abbiamo costruito. Abbiamo finito. Ho finito perché le ultime tre diapositive sono quelle che immagino possono essere le sfide che abbiamo ancora davanti. Dal punto di vista normativo, la mia relazione oggi, come ricorderete, è incentrato sull'evoluzione e il contesto normativo di riferimento. Bene, abbiamo del lavoro da fare. Abbiamo fatto tanto, ma abbiamo del lavoro da fare. Certamente abbiamo il lavoro di promozione di una legislazione più coerente, ma quello lo tralascio in questa sede. C'è un punto importante, è anche emerso in alcuni passaggi della relazione della mattina, la qualità del nostro lavoro. Non sto parlando di se il nostro lavoro è fatto bene o è fatto male, io sono certo che il nostro lavoro è fatto bene per esperienza diretta, sto parlando di come noi rappresentiamo la qualità del nostro lavoro ai nostri interlocutori. Ed è importante perché noi, tutto il lavoro di vigilanza e controllo che noi facciamo, non solo quello che facciamo nelle ispezioni, anche il pezzo che nella norma manca e che probabilmente anche nel nostro rapporto, nel primo rapporto di sistema, con difficoltà riusciamo a far trasparire, cioè tutto il lavoro di vigilanza e controllo che si fa in ufficio, negli uffici, leggendo i documenti, rispondendo a istanze dei gestori, tutto quel lavoro è basato su informazioni che ci derivano, uno, dalle autorizzazioni, dai controlli che sono a carico del gestore, gli autocontrolli, si è detto di quanto il nostro sistema sia fondato sugli autocontrolli, dai controlli che noi effettuiamo. Ebbene, su queste informazioni, le informazioni di queste tre, che noi deriviamo in questi tre ambiti, noi poi costruiamo le nostre azioni e costruiamo atti che vanno ad incidere sulla sfera giuridica e economica dei nostri interlocutori. Sono atti di rilievo, sono atti importanti. Non penso solo alle sanzioni, non penso solo alle violazioni e agli atti sanzionatori, penso anche a tutte le azioni che noi imponiamo di miglioramento, che vuol dire all'interno dell'azienda investimenti, spese. Tutte quelle informazioni oggi hanno un livello di qualità che noi non padroneggiamo. Dobbiamo in qualche modo, siamo coscienti che c'è lo sforzo per fare il meglio che si può e nella maggior parte dei casi sono dati che sono solidi, che hanno retto anche a contenziosi, ma abbiamo la necessità anche di dimostrare la qualità di queste informazioni, quindi darci un'organizzazione da questo punto di vista. Il secondo aspetto, che è un aspetto sul quale davvero penso non smetteremo
non smetteremo mai di dover riflettere, è il costo di tutte queste operazioni. Noi siamo partiti con molto entusiasmo, lo diceva Lopresti, abbiamo fatto in questi 7-8 anni tanti controlli, abbiamo costruito un sistema di controlli integrati che prima non esisteva, ma tutto questo ha avuto un costo, intendo economico. C'è un aspetto di cui abbiamo, che noi abbiamo vissuto personalmente, chi ha fatto i controlli ambientali nel paese, è il fatto che il procedimento autorizzatorio era un procedimento complesso, difficile, multidisciplinare, e questo che cosa ha determinato? Ha determinato in tante situazioni un atteggiamento conservativo, cioè si sono spostati sulla fase di controllo, in una situazione ex post, tutte le incertezze che esistevano in realtà nella fase istruttoria. Allora, detta in parole proprio semplici, che succedeva? Cioè, l'autorizzatore che dice? Dice, ma io questa cosa non la capisco bene, sai che faccio? Prescrivo uno studio all'azienda che deve fare uno studio nel prossimo anno sui livelli emissivi e l'ente di controllo deve validare lo studio. Che ho fatto? Ho semplicemente detto, siccome io non padroneggio questa sposto tutto a valle della mia azione, qualcun altro se ne fa carico. Ho spostato sul seguito, sui controlli, qualcosa che era di natura istruttoria. Questo ha un costo per noi in termini di risorse, ha un costo economico per chi gestisce, per l'operatore, per i gestori. Ma anche noi siamo colpevoli da questo punto di vista, perché anche i piani di monitoraggio che abbiamo scritto noi hanno scontato delle incertezze, delle paure. La paura qual è? Faccio il monitoraggio e ho paura di perdere l'informazione determinante, quella che poi sulla quale che mi consentirà di andare a verificare se c'è una nuova erosione. Allora sai che ti dico? Controlla tutto, tanto chi paga? No? Invece paghiamo tutti. Paga il gestore che effettua materialmente i controlli, abbiamo pagato noi perché poi quelle informazioni ci sono ritornate. Diceva giustamente Lopresti, io oggi dico ai cittadini, ma che ci fate con i dati dello SME, con 7.000 pagine di tabulati? Beh, i dati dello SME agli enti di controllo arrivano, li abbiamo chiesti noi, cioè noi le 7.000 pagine di tabulati ce le abbiamo da leggere, quindi al cittadino possiamo dirgli, ma voi che ci fate? Ma a noi arrivano. Allora il concetto è, attenzione, che tutta questa operazione di sicurezza rispetto alle incertezze ha rappresentato un costo elevato per tutto il sistema. E l'ultima diapositiva, anche questa è finita. La formazione, sulla formazione se ne è già parlato in relazione la mattina, non credo che sia necessario insistere oltre sul fatto che esiste una oggettiva esigenza di formazione. Oggi abbiamo scoperto che l'ispettore avrà a breve altri compiti, quello della capacità di comunicazione. Siccome ce n'aveva pochi prima, doveva essere uno che sapeva di leggi, sapeva di processi, sapeva di qualità, sapeva di laboratori, adesso gliene abbiamo dato un altro, deve anche sapere di comunicazione, quindi attenzione a come comunichi. E insomma, questo poveraccio di ispettore è veramente una persona sfortunata nella mia... adesso Franco che ha cominciato come ispettore potrà confermare, deve veramente saper far tutto. È importante che su questo si metta in piedi un'azione di formazione strutturata, anche normativamente. E l'ultimo elemento è, c'è un elevato livello di responsabilità. La norma non consente di aggredire questo aspetto. I nostri contratti di lavoro sono limitativi rispetto alle soluzioni che possiamo trovare su questo. È necessario che si arrivi a definire qual è il sistema di garanzie che sono a tutela di chi opera in questo mondo. Io ho finito.